Finalmente la questione di Nutto si è risolta, o meglio, la questione di Meltan. Tramite un simpatico video sul canale ufficiale Pokémon, il professor Willow ed il professor Oak ci hanno introdotto questo nuovo Pokémon misterioso, ovvero Meltan. Il Pokémon bullone è di tipo acciaio puro, come avevo immaginato in un video precedente, e questo perché Meltan è essenzialmente costituito prevalentemente da metallo liquido che conferisce al suo corpo una forma molto fluida. Pensate poi che con le sue gambe e braccia liquide può disgregare il metallo per assimilarlo. Inoltre Meltan genera elettricità servendosi del metallo che assorbe da fonti esterne e può sia usarla come fonte energetica e sia premetterla dal suo occhio per attaccare. Meltan è un Pokémon davvero curioso, molto espressivo e che mostra interesse per qualsiasi cosa. Nei giorni scorsi, come vi dissi anche nel video di ieri, ci furono molti avvistamenti di Meltan su Pokémon Go. Tuttavia una volta catturati, questi Meltan si rivelavano essere dei ditto sotto mentite spoglie. E come immaginavamo, il tutto non era altro che un teaser per prepararci a questo momento, ossia il momento della rivelazione di Meltan al mondo intero. Inoltre penso che non ci siano più dubbi riguardante il fatto che Meltan sia il Pokémon 808 che come un fulmine a ciel sereno arriverà a pacificare la community intera. Per poter trasferire Meltan da Pokémon Go a Let's Go invece si dovranno prima completare delle ricerche sul campo, proprio come è successo con Mew e Celebi, e Meltan avrà quasi sicuramente una sua mossa peculiare che potrebbe addirittura venire associata all'elettricità. Ad ogni modo, io non vedo l'ora di vedere Meltan in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, e non vedo nemmeno l'ora di vederlo nel 22esimo film Pokémon. Infatti, se non vi ricordate bene, ci penso io. Il 22esimo film Pokémon dal titolo Mewtwo Strikes Back Evolution uscirà a giugno 2019 e con moltissime probabilità Meltan farà la sua apparizione nello stesso. Infatti Meltan è molto simile a Ditto, il quale si dice possa essere un esperimento fallito di clonazione di Mew. E chi altri è Mewtwo se non il clone riuscito bene del gattino rosa? Vedremo un po' se Meltan si rivelerà essere un Pokémon ancora più interessante di quanto non lo sia già. Inoltre durante la giornata di domani potrebbe uscire il primo vero trailer effettivo dedicato a Meltan, dunque tenete gli occhi aperti. Io però vi sfido, a 800 like a questo video, una volta che avrò un Meltan tra le mani, lo rinominerò Nutto. Vediamo se ce la fate a vincere questa sfida. Io come al solito vi invito ad iscrivervi per non perdere i prossimi video e a condividere la notizia con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è tutto, hanno confermato Nutto. Ciao allenatori!